Ben ritrovati in questo nuovo video per angiogruggeri.it. Quest'oggi sotto la nostra lente un nuovo prodotto di Aukey, Wireless Transmitter and Receiver 2 in 1, un accessorio Bluetooth immancabile a mio avviso per chi ha un impianto stereo di circa 10 anni fa sprovvisto di Bluetooth. Il codice di questo modello è BRO2. Andiamo a vedere in questo video quelle che sono le peculiarità, le specifiche tecniche e come si configura e si utilizza questo accessorio di Aukey, che ha sicuramente fatto risparmiare un sacco di soldi per chi doveva a buttare l'impianto audio e invece con questo piccolo accessorio lo ha recuperato e alla grande. Eh sì, eccolo quello che è l'Aukey, ovviamente l'oggetto Bluetooth, ricevitore, trasmettitore con il codice BRO2. Molto leggero e soprattutto costruito in plastica interamente, può trarre in inganno questo frame argentato, ma è esclusivamente plastica. Facciamo una panoramica sulle porte, ovviamente questa è la parte posteriore, mentre di lato troviamo i quattro selettori e ovviamente vi vado subito a spiegare quello che è l'utilità di questo accessorio. Innanzitutto, abbiamo, già dal nome stesso si capisce che è un trasmettitore e ricevitore, non è possibile fare le due cose contemporaneamente, ma possiamo utilizzarlo o come trasmettitore o come ricezione audio, ovviamente da una fonte esterna. Questo è sicuramente quello che è andato a risolvere il problema relativamente a impianti audio che dovevano essere buttati, poiché oggi come oggi va di gran lunga superiore una trasmissione Bluetooth rispetto che i semplici cavi, e attraverso la prima funzionalità, ovvero quella di trasmettitore, possiamo magari inserire questo alla nostra televisione e permettere quindi l'ascolto mediante delle cuffie Bluetooth, semplicemente collegandoci con il l'oggetto in questione. Successivamente invece possiamo anche utilizzarlo come ricevitore, che ci permette di, a fronte di un collegamento ovviamente con il cavo all'ausiliario del nostro impianto stereo, di poter trasmettere tutto quello che abbiamo sul nostro dispositivo, ovviamente previa connessione Bluetooth con il dongle. Ci trasmette ovviamente l'audio e l'audio verrà catturato e portato in uscita al nostro impianto stereo. Ovviamente vedremo questa fase benissimo con un mio impianto che non è provvisto di Bluetooth, e ovviamente andiamo a vedere anche come suona. Supporto aptX, come ben sappiamo su quasi tutti i prodotti Aukey c'è questo supporto, il che implica di avere una maggiore resa audiofica nel caso in cui ovviamente stiamo andando a utilizzare questo con un dispositivo Bluetooth compatibile. Abbiamo la versione del Bluetooth 4.1, il che significa che comunque è compatibile con dispositivi che hanno anche Bluetooth 5.0 in quanto è retrocompatibile, e le dimensioni sono di, vado a leggere perché in realtà non le ricordo, 60x60x18 mm di spessore sulla parte più alta. Un peso di 39 grammi e ovviamente una batteria integrata che ci permette, in base all'utilizzo, di poterlo utilizzare senza connetterlo alla presa elettrica all'incirca 12-15 ore. È un tempo variabile perché abbiamo anche due modalità di utilizzo: o attraverso l'ausiliario, quindi che attraverso il cavo 3.5 mm che è anche fornito in dotazione da ambo le parti e quindi ci permette anche di utilizzarlo in maniera continua per 15 ore, oppure attraverso un cavo ottico che comunque è fornito in dotazione nel caso in cui ovviamente l'impianto stereo sia di alta qualità e ovviamente permetta di avere anche la connessione mediante cavo ottico, che è comunque fornito in dotazione. Abbiamo anche il cavo micro USB, poiché l'oggetto è dotato di un ingresso micro USB e quindi il cavetto vi servirà ovviamente per ricaricarlo. Ricarica che avviene da scarico, da completamente scarico, in circa due ore e mezza, in dipendenza comunque dalla potenza dell'alimentatore da parete, che comunque non è incluso all'interno della confezione. Ritroviamo anche il manuale delle istruzioni, classico ovviamente di un qualsiasi prodotto Aukey, che permetterà appunto di capire come effettuare la connessione sia in modalità di ricezione sia in modalità di di trasmissione audio per ovviamente il primo utilizzo. Abbiamo anche un LED status sulla parte frontale, magari vado ad accenderlo così vi faccio vedere l'utilizzo. Blu e rosso, non so se magari si vede, sì, adesso sta lampeggiando, quindi è in modalità di pairing, e ovviamente in questo caso, che io l'ho settato sul ricevitore,
sta praticamente attendendo che qualcuno si collega, qualche dispositivo Bluetooth si collega a questo dongle per poter praticamente avviare la trasmissione di audio presso il nostro impianto stereo. Bando alle ciance, andiamo subito a vedere. Ho già montato quasi tutto sul mio impianto Degatrust, il classico che ormai ritrovate in vendita da qualsiasi parte, è sprovvisto di Bluetooth, in quanto hanno fatto una nuova versione che è provvista di Bluetooth, ma con questo tranquillamente possiamo sopperire a tale mancanza. Quindi direi di andare a vedere praticamente come montarlo. E sì, eccoci dunque vicini al nostro impianto da configurare. Ci ritroviamo con l'Aukey configurato nel seguente modo: RX e ovviamente ausiliario, poiché andremo ad utilizzare il cavo da 3,5 mm per andare a ovviamente collegare l'adattatore. Lo vado subito a collegare alla parte in ingresso dell'impianto audio, in questo caso del Trust, e ovviamente anche all'Aukey. Per avviare dunque la comunicazione, quindi la trasmissione di audio, andrei direttamente nelle impostazioni del Bluetooth. Come potete vedere, in questo caso io sono già connesso all'Aukey BRO2, segnale aptX presente, quindi direi di avviare, abbassare la tenda delle notifiche ed avviare direttamente la trasmissione da parte di Spotify. Vado subito avanti, anche perché ovviamente, giusto per farvi vedere la versatilità e la velocità comunque di trasmissione, e ovviamente la qualità sonora poi dipenderà dal vostro impianto stereo. Direi dunque di tornare dunque a noi per le considerazioni finali e sul prezzo di vendita di questo Aukey trasmettitore 2 in 1 Bluetooth con supporto all'ausiliario e anche all'ottico. E sì, eccoci dunque alle considerazioni finali su questo prodotto, sicuramente un accessorio che non deve mancare per chi ha a casa ovviamente, ma anche da qualsiasi altra parte, un impianto stereo che ovviamente ha pagato fior fior di soldi e desidera non buttarlo, ma anche dotarlo di connessione Bluetooth, poiché ovviamente con una minima spesa ovviamente andremo ad aumentare quelle che sono le potenzialità del nostro impianto stereo. Dunque, parliamo di prezzi e di disponibilità. Ovviamente come qualsiasi prodotto è disponibile su Amazon con garanzia di 24 mesi al costo di 29,99 euro. Molto spesso anche sulla pagina angelorugeri.it e sul canale Telegram angelorugeri.it troverete dei codici sconto per questo prodotto che ormai oscilla con il prezzo da 29,99, spesso scende a 24,99. Sicuramente un oggetto che non può mancare. Abbiamo visto l'utilizzo molto semplice da installare, molto semplice anche da utilizzare, ovviamente anche la possibilità di utilizzarlo senza cavo, comunque di avere il cavo di alimentazione sempre collegato e quindi disinteressandoci della batteria integrata, fa sicuramente dell'Aukey BRO2 un accessorio immancabile all'interno della collezione dei nostri gadget tecnologici. Se questa recensione vi è stata utile, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale, a mettere un bel mi piace al video e ovviamente se avete qualsiasi domanda potete farla qui giù nei commenti e vi risponderò non appena sarà possibile. Vi ricordo anche che sul sito www.angelorugeri.it è da qualche istante pubblicata la recensione scritta di questo Aukey BRO2 e io vi do dunque l'appuntamento ad un prossimo video per angelorugeri.it.